Fred e Fatima, una storia d'amore intensa, magica, assurda e burrascosa. Lei spaventatissima, lì per lì diventa pallida. Mattias Martelli, Roy Paci, l'attore, il musicista, entrambi nel ruolo di Fred Buscaglione. Lo spettacolo, per la regia di Arturo Brachetti, debutterà al Teatro Parioli di Roma il 26 dicembre. Abbiamo incontrato i due artisti al Teatro Comunale di Corato, dove Fred ha avuto un'anteprima. È una sorta di biografia teatrale e musicale. L'idea è proprio quella di raccontare la straordinaria vita di Fred Buscaglione unendo tre elementi: un teatro fisico, gestuale, mimico, ironico, dove l'attore narratore sulla scena fa tanti personaggi, insieme alla musica straordinaria di Roy Paci e della sua band, i Disaster Nova, e insieme a questo mix straordinario della regia di Arturo Brachetti. Chi c'è dentro quella macchina americana così lussuosa che corre all'impazzata? Secondo me c'è qualcuno che ha fatto una notte! Ma una notte! Fred Buscaglione indubbiamente è stata la personalità musicale più importante in quel piccolo e breve periodo che va appunto da più o meno dal 56-57 al 60. Lui ha inventato tutto, lui si è inventato una storia italiana, ma con dentro un grandissimo swing. Eri piccola, 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 così. Nel dopoguerra dominavano le melodie lente, che parlavano di amori tristi, mamme preoccupate. Arrivano Fred e Leo Chiosso, il suo paroliere, ed ecco che gangster, musica swing, jazz, trombette, spariche, rivoluzionano completamente il panorama italiano musicale. E poi perché ha un'ironia dirompente. Dove le troviamo le idee, Fred? Ma le idee girano nell'aria, Fred! Nello spettacolo Martelli ricostruisce la parabola dell'artista morto a soli 39 anni, gli inizi, le incomprensioni con i discografici. Il successo è arrivato dopo una lunga gavetta soltanto negli ultimi anni di vita, con Che bambola! Un bel bacio le mi dà! Che bambola! A 36 anni è uno sconosciuto, non lo conosce nessuno. In due anni, in soli due anni, gli ultimi della sua vita, esplode il suo successo. Vorrei fermare il tempo, ma il tempo passa e va. Solo che in quei due anni Fred diventa anche malinconico, ha paura di perdere il successo che aveva ottenuto e poi non si riconosceva più nel suo personaggio. Fred non era d'altronde quel bullo, quel gangster, quel donnaiolo, no, Fred era un essere fragile, dolce e romantico. Il successo mi ha preso alle spalle e in fondo mi ha deluso. Non era più il bullo di una volta, ma era l'uomo intimo, l'uomo nostalgico di ritrovare una sua vita, la vita del semplice Ferdinando di Piazza Cavour a Torino. Teresa, ti prego, io non sono certo vile, ma se tocchi quel fucile può sparare. Io e Mattias siamo e vogliamo essere entrambi il grande Fred Buscaglione. E spara!